la spesa e per chi in effetti ha seguito il nostro percorso politico, quando eravamo in opposizione abbiamo più volte sollecitato la maggioranza sulla possibilità di ridurre fortemente quelli che erano i costi per il servizio di tesoreria. Oggi mettiamo un altro tassello, un altro mattoncino e andiamo nella riduzione della spesa. L'importo a base di gara sarà di 40.000 euro, più o meno 40, quale ci sia scritto all'interno della gara, diciamo, controllato, non lo so. 30, quindi ancora di più, che era più o meno l'importo che noi a tempo avevamo indicato come importo congruo per lo svolgimento, diciamo, di un servizio di, diciamo, di questo tipo per un comune delle dimensioni di Lanzano. Perfetto, quindi in effetti, diciamo, mi correggo, l'importo è 30.000 euro, quindi scende ancora. Quindi è vero che spesso siamo accusati di fare l'ordinario, ma se questo in effetti, se questo ordinario poi comporta, diciamo, questi vantaggi per l'ente, allora è bene che, diciamo, che si sottolinei, ecco, quelli che sono i risultati dell'amministrazione. Voglio ricordare solo che i costi fino a qualche anno fa erano circa il quadruplo di quelli che... Un po' di più. Quindi, con grande soddisfazione oggi diciamo, portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale questo punto. Solo un aspetto volevo sottolineare, diciamo, l'assenza dell'opposizione. Io mi ero impegnato a convocare la commissione, la prima commissione per quanto riguarda la possibilità di trovare fondi per il bando delle famiglie, per aiutare le famiglie in questo momento, diciamo, di crisi, diciamo, di crisi energetica, mettiamola così, ma non capisco perché oggi, diciamo, l'intera opposizione, nonostante il Consiglio Comunale si svolga in un orario assolutamente congruo, sia assente. Almeno, diciamo, voglio sperare che venerdì, quando si riunirà, parteciperanno e porteranno anche delle proposte che noi possiamo esaminare e possiamo poi portare l'attenzione del Consiglio Comunale. Non credo ci sia altro da aggiungere.